È un ottimo risultato, un ottimo risultato. La rabbia anche tanta perché sinceramente il primo tempo mi sono arrabbiato con la squadra perché sinceramente abbiamo fatto tutto noi, nel bene e nel male. Tutte le azioni create dal vasto Girardi sono state tutte create da nostri errori, causate da nostri errori, errori stupidi. Abbiamo rischiato sinceramente di prendere 2 o 3 gol il primo tempo. Siamo stati fortunati, poi nel secondo tempo abbiamo giocato da Pineto. E penso la vittoria sia meritata. No, ma quello c'è sempre stato, ma non è che il primo tempo non è venuto fuori il gruppo, è solo che non abbiamo avuto lucidità in fase di possesso perché abbiamo sbagliato dei passaggi facili e, come ho detto prima, nel bene e nel male abbiamo creato tutto noi, però poi il gruppo qui c'è sempre stato, poi il secondo tempo è normale, è venuto fuori l'orgoglio più che il gruppo, è venuto fuori l'orgoglio perché una partita del genere non la puoi perdere. E ho detto ai ragazzi, siamo stati fortunati a non stare in svantaggio 2 o 3 gol. Adesso dobbiamo riprendere la partita perché loro hanno la forza di fare partite del genere. Oggi a livello qualitativo, tolto il primo tempo e il secondo tempo, penso che sia stato uno dei migliori da qui fino da quando ci sono io. No, no, vabbè, ma è stato bravo Giacomo a entrare subito in partita, ma come è stato bravo Gian? Gian l'ho tolto perché è tanto che non giocava dall'inizio e quindi giustamente la condizione non era ottimale, però. Oggi hanno fatto bene tutti, il secondo tempo sono stati veramente spettacolari perché hanno reagito alla grande, allo svantaggio del vasto Girardi, hanno fatto una partita bellissima, hanno sofferto tutti quanti insieme e non è solo merito di Giacomo o di Minnozzi che hanno fatto gol, è merito di tutta la squadra perché quando si vince tutti insieme, diciamo. Ma è normale che una volta raggiunta la salvezza noi dobbiamo. L'ho detto sempre, dobbiamo guardare sempre in alto. Adesso i playoff sono a 3 punti, è normale, ci dobbiamo provare fino alla fine. Sappiamo che da qui fino alla fine avremo tante partite ravvicinate, però io ho tanta fiducia di questa squadra e spero di arrivare di arrivare ai playoff perché ce lo meritiamo. È un periodo un po' così, abbiamo avuto tante occasioni per chiudere la partita. Purtroppo non siamo riusciti a chiuderla e siamo stati puniti ai primi 2 episodi. Dobbiamo lavorare ancora e continuare così perché secondo me la prestazione, ripeto, è stata buona, peccato perché il secondo gol è stato un infortunio, un errore, insomma, va rivisto. Sì, però peccato perché se fai una partita del genere non tornare a casa con 0 punti dispiace e dà fastidio. Però il calcio è così, bisogna continuare a lavorare e andare avanti.